Radio Torriglia Sound. Buonasera. Ciao Mauro. Ciao. Come stai? Bene, siamo tornati in radio. Sì. Visto i problemi atmosferici, solari, e più c'è un sacco di problemi ultimamente. Sì, stiamo sopravvivendo. Stiamo sopravvivendo. No, stiamo vivendo, dai, stiamo vivendo. È sempre dai punti di vista, Cosa è già successo? No, dico. Qualcuno può dire sopravvivere, qualcuno vivere. No. Dipende se stai surfando l'onda oppure ci finisci dentro e ti capovolge, sei succhiato. E se hai fortuna qualcuno ti salva, sì. Se no affoghi e ci si rivedrà. Quando ci si rivedrà? In un'altra vita. Esatto. E stasera parliamo di questo, no? Sì, esatto. Stasera parliamo con un ospite molto importante. È un ospite che mi ha aperto, così diciamo, gli occhi da ragazzino. E grazie a lei. Quindi è stata un po' la tua prima guida. Mia prima guida, okay. Se posso dirlo. Sembra strano, ma sì, sotto l'aspetto proprio del libro, di quello che lei probabilmente molti anni prima di me vedeva e sentiva, mi ha aperto gli occhi. Beh, in effetti c'è un titolo di uno di questi libri che tu hai, di questa autrice, sì, che ha Le dimensioni dell'impossibile, quindi ti ha aperto proprio... Le dimensioni dell'impossibile. Grazie a lei, grazie a Manuela Pompas. Ciao, ciao. Ecco. Tu hai due libri che sono di 40 anni fa praticamente. Li vedo, ho letto. Non esiste più, né uno né l'altro. Sono due cimeli. Cioè, quindi devo conservarli proprio gelosamente. Sì. Vabbè, ti farò un autografo, così varranno di più, va bene? Perché non esistono più sul mercato. Ah sì? Allora vengo a trovarti a Milano, tanto ti conosco di persona. Le dimensioni dell'impossibile dovrei riscriverlo, perché era un libro dove c'erano tutti i protagonisti che avevo incontrato nei primi anni in cui mi occupavo di queste tematiche. E La chiaroveggenza è stato riscritto però con altri titoli, insomma, con I poteri della mente... I poteri dell'anima, è stato riscritto, rimaneggiato. E invece è rimasto un libro che si chiama Siamo tutti sensitivi, che è il primo libro che ho fatto e che vendo ancora come se fosse nuovo. È un libro evergreen, come si dice. Manuscritti 22, Mauro. Sono una workaholic, sono una che lavora appassionatamente. Ho visto anche prima. Siamo entrati 2 minuti dopo e lei subito mi ha detto: no, aspetta un attimo, che tanto che faccio qualcosa e dopo. Quindi... Ho ottimizzato il tempo. Cioè... Esatto, brava. Non riesco a star lì ferma a aspettare. Questo, come si dice, tiene sempre vivi, no? Sì, esatto. L'entusiasmo. L'entusiasmo, che vuol dire stare con Dio etimologicamente. Vuol dire avere una spinta che ti fa vivere. Voi ce l'avete? Ma proviamo, sì. Dai. Dai, sì. Di cosa volete parlare? Allora, vogliamo parlare un po' di te, vogliamo parlare dell'ultimo libro, che è Medianità. Sì. E una curiosità, che magari te l'hanno chiesta in tanti. Vuoi mai parlare la copertina poi? Io non riesco a condividere. Sì. Con voi, sì, share screen. No, non adesso, va bene, no. Ok, sì. Dimmi. Ma da bambina avevi già delle percezioni, qualcosa, oppure è successo? Io credo di sì, però i bambini vivono tutto come se fosse normale, cioè se un bambino vede, percepisce, ha delle visioni, così pensa che sia normale, cioè tu non dici... Io ti vedo, io ti sento, perché è scontato che tu mi vedi e mi senti. Così il bambino che ha delle percezioni, per esempio, io l'ho raccontato tante volte, quindi è diventato come una favola, però io ricordo che nei boschi io sentivo le presenze e da adulta qualche volta le ho anche viste, quindi gli spiriti di natura, che è più facile che li vedano i bambini. Barry nel libro Peter Pan dice:
diceva che quando uno non crede nelle fate, le fate muore, chiamarle fate, le fate arrivano. Io credo che in queste fiabe ci sia un mondo esoterico che allora non potevamo capire. E poi avevo, non so, quando è morto mio nonno, io avevo 5 anni, e io mi ricordo che mi sono svegliata al mattino, lui era in ospedale, quindi io non potevo saperlo, e ho incontrato la mia mamma e la mia nonna vestite che stavano uscendo, e io sapevo che andavano al funerale del nonno, anzi mi sono arrabbiata moltissimo perché non mi hanno portata con loro. E poi una tenda si è mossa in camera qualche mese dopo, e io ho pensato, questo è il nonno che torna. Tra l'altro è curioso che queste memorie siano vivide. In psicologia si studia che la memoria è tanto più forte quanto è abbinata a un'emozione. Io credo che le memorie siano così forti perché erano, virgolette, lucide, non erano memorie normali, ma erano memorie di cose vissute su altri piani, più vivide e molto più forti. Quindi io avevo queste piccole cose, ma io non ero consapevole di questo. Anche al liceo ero una bambina apparentemente, una ragazza apparentemente normale, e tutto in realtà è cominciato a 19 anni. A 19 anni io ero in quinta scientifico e leggevo moltissimo, io sono un topo, e quindi la prof ci faceva fare le ricerche e io avevo studiato Hemingway, avevo studiato Pavese, avevo studiato Dostoevsky, facevamo delle ricerche, io leggevo Tolstoi, tutti, io leggevo tutto, Figgera, e allora la prof, io ero in quinta, mi chiama in terza per parlare di Hemingway. E era una mattina normale, io stavo bene, non avevo problemi, e dovevo dire come inizia Per chi suona la campana. E sulla copertina, sulla prima pagina di Per chi suona la campana, c'è una poesia di John Donne, Ogni uomo è un'isola. Ogni uomo è un'isola, non chiedere mai per chi suona la campana, essa suona per te. Io sto per dire queste cose che, come vedi, ricordo, io non ho più memoria. Sono scoppiata a piangere, sono scappata via. L'ora dopo la prof di francese ci dice: ah, non so come mai l'ho fatto, vi ho portato un brano di un autore, la storia di una donna in Jugoslavia che ha un bed and breakfast, che ha un alberghetto, e lei con la figlia sono molto povere, e ammazza questa donna, l'unico avventore che lei ospita, per portargli via perché ha visto che ha dei soldi. E quando guarda nel portafoglio scopre che è il marito che l'aveva lasciata 20 o 30 anni prima. Altra emozione pazzesca, proprio da pianto, e io torno a casa così, già con questa, no, torno a casa ridendo, perché poi in autobus con i compagni si scherzava. Torno a casa e mio papà, che aveva 44 anni, aveva avuto un infarto e se n'era andato. E qui è stata la prima tragedia della mia vita, il primo grande lutto. Il nonno sapevo che c'era quando ero piccola. Il primo grande lutto, io ero nel periodo dell'esistenzialismo, Sartre, Camus, insomma i francesi, ed ero, dicevo, fatti vedere, se ci sei fatti vedere. E quindi ero in un periodo di questo tipo, ma che sarebbe stato normale in un'evoluzione adolescenziale, se non che questa botta tremenda, ho detto, se o vieni giù e ti prendo a pugni o se no non esisti, perché permetti il dolore. E sono entrata in una crisi che è durata parecchi anni, anche se sono successe delle cose strane, perché io ero a letto con mia sorella e abbiamo visto tutte e due degli occhi come in un film, era una cosa strana. E poi io non l'ho più sentito il papà. E mi sono iscritta all'università, poi la mia mamma aveva 3 figli e si è trovata 40 anni con 3 figli e la paura di non farcela, e io dopo 2 anni di università
cercavo lavoro, certo, e volevo stare in un ambiente, avevo due opzioni, una di fare l'accompagnatrice di viaggi, perché mi piaceva l'idea di viaggiare, questo è il mio Sagittario, la luna in Sagittario, o volevo scrivere. Io pensavo di essere una sarta in gonnella, pensavo di essere, di avere un grande dono. Sì, il dono non ce l'ho fino a quel punto, il dono in realtà c'è. E cercavo lavoro in una casa editrice, che non ho trovato, e sono finita nella redazione di Gioia. E dopo qualche anno di gavetta, poi mi sono occupata di musica leggera, mi sono occupata di donne, insomma, dopo un po' di lavori, di gavetta, ho fatto le prime inchieste sul paranormale. Il primo convegno di paranormale era proprio a Genova, del Conte, non me lo ricordo più, dopo mi viene in mente, dove c'erano delle persone serie, perché nella prima inchiesta che avevo fatto avevo incontrato tutti i maghi imbroglioni. Poi ero venuta a Genova e avevo incontrato delle persone serie. E da lì è partita la mia ricerca, che non è mai finita, non è finita ancora oggi. E ho incominciato, intanto quando ho incontrato gli imbroglioni, ho sviluppato una specie di sesto senso per gli imbroglioni. Cioè io li sento, oddio, non sono infallibile, non sono infallibile, però ho come un sesto senso. E poi ho incominciato a incontrare delle persone interessanti. Il primo straordinario che ho conosciuto a Genova e poi siamo diventati amici è stato Francesco Racanelli, Ciccio Racanelli di Firenze. Lui era un guaritore, si era laureato, era un contadino pugliese che quando prendeva in braccio i bambini stavano bene, e è andato a fare, per pagarsi gli studi in legge, è andato a fare l'AIO, si diceva, il precettore a Firenze. E non stava mai bene, allora un amico gli ha detto: guarda, ti porto, vediamo che cosa ti dice. Allora va a Livorno e questo gli dice: ma tu hai una prana, hai un'energia più forte della mia, tu non stai bene perché questa energia la devi usare, se no si rivolta contro di te. E lui, per poter fare il guaritore, che era proibito, è proibito perché va contro l'abuso dell'arte medica, se tu dici che guarisci, se insomma c'erano delle, ha avuto tre processi, lui si è laureato in medicina per fare il guaritore. Io vado da lui, l'ho conosciuto a Genova, poi sono andata a trovarlo con degli amici a Firenze, avevo 24 anni, entro nel suo studio, io e lui da soli, lui aveva già i capelli bianchi, io mi siedo e comincio a piangere, perché questa ferita del papà era forte e quando tu ti trovi di fronte a una grande energia non te ne accorgi, ma ti apri, ti tocca dentro, anche se quasi senza parlare. Allora lui mi dice: non preoccuparti, mi porta in uno stanzino, mi fa sdraiare sul lettino, se ne va e mi lascia al buio. Io credo che già facessi il training autogeno, mi rilasso e improvvisamente i miei occhi si riempiono di luce, quindi penso che lui abbia acceso la luce. Apro gli occhi ed ero al buio, ma una luce fortissima vedevo, come fortissima. E vabbè, però io non capivo, cioè io ero all'inizio di questo percorso. Incomincio a occuparmi di guaritori, di medium. E un bel giorno, adesso io quanti anni avevo non mi ricordo, 30 anni, andando vicino al fuoco con una bottiglia dell'alcol, questa prende fuoco e io mi ritrovo con la bottiglia dell'alcol in mano che ha il pennacchio come se fosse una candela di fuoco, lo metto su un comodino, faccio così, l'alcol va per terra. E nel tentativo di spegnerlo, una lingua di fuoco ha preso la mia calza e io mi sono bruciata, e la calza si è bruciata dal piede al ginocchio più o meno. E l'ustione è stata sul piede. Sono andata al pronto soccorso, mi hanno detto che era molto grave,
mi hanno fasciata e io il giorno dopo ero in piedi ancora, poi sono stata a letto 2 mesi. Il giorno dopo avevo un appuntamento con Racanelli, questo a Milano, che dovevo fargli un'intervista. Lui entra, mi guarda il piede e mi dice: non preoccuparti, non ti rimarrà neanche il segno, metti le fitostimoline, fai i lavaggi con le fitostimoline, vedrai che non ti rimarrà niente. Ma il pronto soccorso mi ha detto che devo fare un trapianto, che sarebbe stato, che era una bruttissima ustione. Io sono stata a letto 2 mesi perché avevo dei dolori. Se mettevo giù la gamba, tenendola su no, ma mettendola giù probabilmente il sangue andava nei tessuti e mi faceva malissimo. E la notte di Natale io avevo, non chiudo le tapparelle, e la notte di Natale avevo la luna che entrava nella mia stanza a circa mezzanotte, adesso non so che ora, 11:30, mezzanotte e mezza, mi giro e sulla porta c'era Canelli che mi sorride, ma l'ho visto come se fosse vivo, cioè hai presente Ghost, avete presente Ghost? Sì, quando sì. Vedono Schweiz, ecco, io ho visto Ciccio Racanelli come se fosse una presenza non reale ma quasi. Allora l'ho chiamato il giorno dopo, lui era in Germania, e gli ho detto: ah, ti ho visto stanotte. E lui dice niente, sorride. E sono sicura che sia venuto per vedere come sta. Non mi è rimasto neanche il segno. Ho una sul piede, come quando tu ti abbronzi, che certo, magari c'è una macchiolina del sole. Questa è stata una grande, io ho avuto, sai, si ricordano su niente, per cui tutto quello che succede è nuovo. Abbiamo un po' di problemi di connessione, vabbè, vado avanti lo stesso. L'altra, e poi posso andare avanti a ruota libera? Tranquilla. Allora, adesso forse io vado a intervistare una grande guaritrice di Ponte Radica, una delle prime seguite dai medici, quindi i suoi pazienti passavano dai medici prima di sottoporsi alla pranoterapia e dopo per controllare i risultati. Quindi le guarigioni erano testimoniate da un medico. Questo, i primi guaritori, i più seri, facevano questo. Certo. E io faccio la mia bella intervista, poi lei, l'ho raccontato tante volte, ma sono cose straordinarie. Lei, io avevo il capottino rosso, questo colore, stavo andando via e a un certo punto testa. Alzo e non era il form, era la mano della guaritrice. Un'energia che io così non ho mai più sentito da nessuno. E scoppio a piangere, perché io ero tutta bella, tutta per benino, tutta nel ruolo della giornalista, ma quell'energia mi deve aver toccato dentro, la mia psiche non era tutta così carina come era l'esteriorità. E allora lei mi dice: guarda, fermati, che alle 2:30 arriva un medium, mangia un boccone con noi, poi facciamo una seduta. Arriva il medium, tavolino a 3 gambe, piccolo, i classici che si usavano nell'Ottocento, no? I tavoli, li chiamavano i tavoli volanti, i tavoli parlanti. E io mi siedo, non avevo mai visto una seduta, ero curiosa, non mi aspettavo niente, e io ero seduta come fosse qui. Qui di fronte a me c'era la figlia della guaritrice, poi da una parte il medium e dall'altra la guaritrice, alla luce del sole, accanto proprio a una finestra, erano le 2 del pomeriggio, quindi illuminato. E il tavolo comincia a girare vorticosamente sotto le nostre mani, sapete, una volta si facevano i tavolini con le mani attaccate a cerchio. Il tavolo gira, gira e si ferma davanti a me. E il tavolo gira così, poi si inclina, e io ho la percezione che si fermi. In realtà non è possibile per la legge della fisica, se si fermava cadeva, ma probabilmente io ero uscito dallo spazio-tempo ordinario, quindi il tempo aveva rallentato e la percezione era che il tavolo si fosse fermato e non era vero.
e io ho sentito le braccia di mio padre, così, lui che mi abbracciava. E ho detto, se è vero, io continuerò a occuparmi di questa tematica, continuerò a cercare. E ho continuato. Poi mio papà, oggi lo vedo, non lo vedo più perché non scende poco in questa dimensione, però io lui e la mia mamma li vedo quando arrivano ogni tanto, li ho visti qualche volta. E mio papà è stato il mio primo guida, mi ha aiutato in un periodo difficile in cui non avevo, lavoravo, ero andata via di casa, non avevo soldi, mi ha aiutato a comprare una casa, ho trovato persone che mi hanno imprestato con il minimo sforzo per comprare una casa, non so, un mio collega mi ha dato dei soldi senza chiedere nessuna percentuale, cioè dovevo restituirglielo ovviamente. La banca della mi ha dato dei soldi con delle bassissime, sarebbe oggi non potrei comprarmi una casa di 100 metri quadri con i soldi prestati, con i soldi per il rogito. E il mio papà mi è stato vicino qualche volta. E poi un'altra seduta straordinaria, una delle prime, è stato da Bruno Lava, che era un geometra di Treviso, che è una persona semplicissima, anche questo di Bergamo, un nomino, intervistarlo, io voglio vedere, cioè tu mi dici, Mauro, che hai dei doni, io ti credo, ma voglio vedere, cioè da giornalista voglio vedere, voglio sentire, voglio capire. E l'ho intervisto, faccio l'intervista, da lui era andato Buzzati, c'era un episodio famosissimo dello scienziato americano che aveva scoperto lo psicotrone, questa macchina che forse c'è al CERN adesso, non so, ti sto parlando di tanti tanti anni fa, e non andava, cioè lui aveva scoperto la macchina, ma la macchina non funzionava. Allora aveva scritto una formula, era andata da Bruno Lava, e al buio aveva messo sul tavolo il pezzo di carta con la formula, accesi delle luci, la formula era stata corretta a matita. Lui ha depositato la formula da un notaio, è tornato in America, ha corretto la macchina e la macchina è andata. Quindi queste entità, nell'aldilà esistono entità di tutti i livelli, sia evoluzione, intellettuali, per cui se io per una, come si dice, ci sono delle competenze, certo. Io quando scrivo l'ho sempre avuto, ma una volta era leggerissimo, adesso a volte è fortissimo. Io ho proprio la percezione, non che mi sia guidata la mano, ma che scenda quello che devo dire. Mi capita di mettermi in meditazione, metti che io debba fare un articolo, tasse le prime righe, cioè io sento proprio la voce, che poi potrebbe essere anche il mio subconscio, potrebbe essere qualunque cosa, ma io sento una voce che mi detta l'attacco dell'articolo. Non è così semplice e facile sempre, però è successo. E noi siamo molto più aiutati di quello che non sappiamo. A volte anche con un calcio nel sedere. Per esempio, io a 34 anni, mi sembra, sono finita sotto una macchina. Sono stata investita sulle strisce. Ho una spalla, un problema a una spalla piccolissimo, ho battuto la testa, ma normale lo ero già. E quindi non mi ha fatto danni più di tanto. E in realtà, io dopo quell'incidente ho cominciato a camminare di più su questa strada. Sì. Cioè, quindi noi non ci rendiamo conto che tutto quello che succede ha una finalità. E in India ho imparato che tutto è perfetto così com'è. Quello che capita ha uno scopo, ha una causa e uno scopo. Sì. E a volte lo scopo è di svegliarci. Magari uno dorme, magari uno
non è sul proprio cammino, magari uno fa degli errori e un calcio nel sedere, quindi una malattia, un incidente, un dispiacere, ci mette sulla strada. E quindi io non ho mai fatto questa connessione, la faccio adesso, ma quell'incidente mi ha portato a entrare di più in me stessa e a fare un cammino di meditazione, di ascolto, di ricerca interiore. E vi dicevo, sono stata da Bruno Lava e lui non voleva farmi vedere niente, mi ha detto no, io faccio 2 sedute alla settimana, 2 venerdì al mese, e stasera era un venerdì, stasera non c'è niente, e quindi se vuoi devi tornare. Ma come, sono venuta a Treviso apposta, io voglio vedere. Allora io già un po' cominciavo a percepire, dicevo, ma io vedo la tua entità, è un'entità alta, è un'entità così così, e ho tentavo di sollecitare la sua curiosità, la sua apertura. E niente, mi fa fare il giro di Treviso, città molto carina di cui non me ne fregava niente in quel momento. Torniamo a casa, primo pomeriggio, la moglie sta lavando i piatti, c'è questo tavolino enorme, un frattino in cucina, e c'ero io col mio fotografo, la moglie che lavava i piatti, ed era arrivato un amico architetto, era passato un amico architetto che stava in piedi sulla porta, è passato per salutarlo. Tira fuori i bicchieri, tira fuori una bottiglia di vino, sai che in Veneto l'ombra de vin per gli ospiti c'è sempre, e mi offre il vino. Non fa tempo a mettere le cose sul tavolo che il tavolo comincia a ballare da solo, ma nessuno era concentrato, cioè lui stava prendendo i bicchieri, io stavo ascoltando, e il tavolo va e lui mi dice, non so come hai fatto, ma l'entità evidentemente è disposta a parlarti. E io non ero pronta, non avevo domande, a parte che quando tu vai a queste cose, vai in confusione, oddio non sai più cosa dire. Guarda, io ho un carissimo amico, e lui fa, non è il tuo amico, il tuo fidanzato? No, il mio amico, mi sono anche arrabbiata, perché devo dirgli una cosa per un'altra? Era il mio migliore amico. No, questo è il tuo fidanzato. Vabbè, mi sono quasi arrabbiata. Gli ho detto, beh, questo mio amico è senza lavoro e sta cercando lavoro, tu puoi dirgli qualcosa? Guarda, non preoccupatevi, perché l'8 gennaio lui troverà lavoro, eravamo in novembre. Bene, l'8 gennaio lui ha trovato lavoro. Io non so perché non ho scritto l'intervista. Avevo qualche foto, ma non l'ho scritta, non so perché. Passa un anno e io torno per finire l'intervista e fare altre foto. E lui mi dice, stasera c'è seduta, vuoi partecipare? Certo, trovo l'albergo, questa volta ero senza... Trovo l'albergo e vado alla seduta, un tavolo rotondo, mentre il frattino lungo era alle mie spalle, sempre in cucina, al semibuio, c'era la luce che entrava dal corridoio e dal giardino, però si vedeva a malapena. E solite mani sul tavolo, io non mi aspettavo niente, ho dimenticato tutto quello che avevo letto, perché lui era famoso per i fenomeni fisici. Una volta era sparito un cane e contemporaneamente era in giardino. Una volta era sparito dal tavolo una persona e contemporaneamente era a 1 chilometro di distanza, come se avessero superato la barriera dello spazio-tempo e sparisco di qui e sono già di là, che sono fenomeni legati agli apporti, ma con gli umani, adesso con gli alieni si chiama asporto, ma succede raramente. E io avevo letto tutte queste cose, le avevo dimenticate. Siamo lì con le mani così e a questa altezza si materializza una mano bianca tagliata al polso. E io mi ricordo quando ero piccola che vedevo i film di Hitchcock, che adesso hanno ridato recentemente, li hanno rifatti, perché era una serie negli anni 50, 55, adesso non mi ricordo che anni erano, ero piccolina. E mi ricordavo questa manina
bianca, tagliata così, che però prendeva un coltello e uccideva, era appunto di Hitchcock, quindi era un delitto. La mano passa sopra le nostre, passa sopra le teste, e poi c'era una coppia di medici con i genitori ammalati. Il medico, il maschio, non credeva alla medianità, ha accompagnato la moglie, e la mano gli tira i capelli in alto, e lui era sdraiato, scena comica, questa era una scena da film comico. Lasciatemi, ci credo, lasciatemi andare, adesso ci credo. Ma non si interrompono le sedute, quindi lui è rimasto con noi. E poi l'entità gli ha detto, guarda, queste malattie non si può far niente, ma portate i genitori a Abano a fare le insabbiature, i fanghi. Probabilmente ha un aiuto. Ok, ecco, è andata, si è bloccata la connessione per un attimo. Sì, mi appare scritto, quindi mi fermo quando vedo quella cosa. E, allora stavo dicendo... Mi ha portato alla sabbiatura per i genitori di quel medico. Quindi dice non guariranno, però sarà un aiuto per i dolori. E poi io chiedo, come mi devo comportare con mia suocera? Che era un dittatore così, da questa manina, ma al buio, ma la cosa, io poi ho fatto le prove, la mano ha preso punti della guancia dove mi ha fatto niente, perché se mi prendeva l'occhio, l'orecchio, mi faceva male, quindi la mano è andata dove doveva andare, una mano secca, come se fosse di terital, non so, di una fibra, leggerissima, non calda, non umana ovviamente, e ho capito che, perché la comunicazione veniva attraverso la tiptologia, un colpo A, due colpi B, tre colpi C, quindi c'era un linguaggio fatto attraverso i colpi e ogni colpo una lettera, quindi si formulavano delle frasi, e la mano che o accarezzava o picchiava o tirava i capelli che esprimeva qualcosa. E quello che la mano voleva dirmi è che io dovevo essere molto forte e risoluta, non lasciarmi dominare da mia suocera. Ed è stata la prima seduta dove io ho avuto fenomeni fisici, poi sono andata in albergo e ho guardato sotto i letti e nell'armadio se per un caso si nascondesse la manina, ma la mano appare solo durante le sedute perché è l'energia delle persone che crea un campo, chi lo sa, elettromagnetico, che permette a questo tipo di materia sottile di manifestarsi. E le prime sedute, io poi nel libro faccio tanti capitoli di spiega anche perché i fenomeni fisici. C'è stato un periodo, fine 800, primi 900, dove ce n'erano tantissimi, adesso non ci sono quasi più. Perché i fenomeni fisici? Perché i miscredenti, gli uomini, chi non crede, ha la prova provata. Per esempio, Roberto Setti del Cerchio di Firenze chiudeva le mani così. Le mani che erano pulite, le chiudeva, verde verde, come l'aurora boreale, direi. E quando apriva le mani c'erano dei gioielli in filigrana, quasi sempre caldissimi, a volte scottavano, e lui li materializzava e poi li regalava. Questi oggetti spesso erano per uno del gruppo e portavano un messaggio insieme all'oggetto. E questo penso che sia servito a tante persone a credere all'impossibile. In realtà io penso che ci siano delle leggi che potrebbero spiegare questi fenomeni, magari che non abbiamo ancora conosciuto. Con la fisica quantistica qualcosa si sta aprendo, perché non può esistere, l'impossibile non esiste, non esiste l'arcano, lo sconosciuto, esiste quello che noi non conosciamo, quello che noi non capiamo. Ecco, queste sono state le mie prime esperienze forti, fortissime,
che hanno, mi hanno indirizzato in un certo modo. Poi ho sposato quel ragazzo che ha trovato lavoro l'8 gennaio, è diventato mio marito un anno dopo, credo, due anni dopo. No, ci siamo messi insieme. Quindi Lava, l'entità, aveva ragione, era il mio fidanzato, solo che io non lo sapevo, lo sapeva l'aldilà. Ci sono anche te parlando, no? Delle storie che mi raccontavi, sì, della tua infanzia, delle, no? Sì. Sì, ero anche tu hai storie? Da bambina sì, mi è capitato di vedere chi trapassava, ecco. E non capivo cosa stesse succedendo in realtà, perché avevo 8-9 anni. Sì. E... dovete alzare un po' la voce, perché io ho il massimo, adesso. Ma vi sento male. Ecco, perfetto, altissimo. Okay. Dicevo che da bambina sì, mi capitava di incontrare chi stava trapassando, chi lasciava il corpo. E lì per lì... Perché no? Adesso no? E poi col tempo sono accadute diverse cose, per cui diciamo che questa cosa è un po' mutata. Però da bambina era molto più evidente. Ma tu hai cercato di cancellarla? No, diciamo che all'inizio ero un po' spaventata, perché poi non sapevo nemmeno cosa, cioè, cosa stava succedendo. Poi dopo tanti anni, tramite la mia Master Reiki, che mi ha spiegato un po' due o tre cose, ho rimesso insieme i pezzi del puzzle, però è stato anche un po' un riaddomesticamento nel vedere, nel sentire, perché poi un po' la paura, un po' che, come dire, non sempre c'è un facilitatore che ti dice sì, guarda, sta succedendo questo. Beh, i libri possono essere facilitatori, però. Sì. Quello, tanto, sì. Quello sì. Allora. C'è tanta buona, tutto Kardec per 1, 2, 3. Ok, sì. Andiamo avanti. Reconnecting. Sì, ci sei comunque, non c'è. Però sì, quello che raccontava, eccola qua di nuovo, aspetti che la facciamo entrare. Eccola qua. No, sparita, sei nuovo bloccata. Sì, sono qua. Sono sì, doni. Questi giorni. Sono doni, per cui non si buttano via. Devi cercare qualcuno o qualcosa che ti riapra, perché non si perdono. È come metterli in freezer. È come metterli nel... Quello sì, assolutamente sì, nel mio cammino. Tante guide, terapeuti, che, come dire, poi piano piano ho iniziato... a fare luce su queste cose, a chiarire un po', però sì, sono doni. Sì, sono doni. Poi succede, guarda, a me è successo recentemente, mi sono successe, ho fatto degli incontri con persone non in armonia, che si portavano dei pesi, delle entità poco evolute, e allora uno viene turbato, viene disturbato, turbato e disturbato. Però il bene è sempre più forte del male, quindi non bisogna avere paura. Bisogna pregare in questi casi, no? Bisogna dire vai via, lasciami stare, e chiedere al Cristo, agli arcangeli, a Krishna, a un'entità superiore in cui crediamo. Dobbiamo crederci, eh? Cioè se tu sei musulmana, preghi Allah. Tanto è lo stesso, sempre Dio è. Infatti. Quindi che sia l'Akbar o che sia il Krishna o che sia Buddha o che sia Gesù, ognuno deve rivolgersi a qualcuno in cui crede fermamente. Ok? E il male non può vincere, può solo spaventare. Anzi, il male è molto più pericoloso quando è seducente. Prendi questi soldi del porto, tanto li prendono tutti, la mazzetta la prendono tutti, per quanti anni, per quanti decenni, e poi uno viene stangato, prima o poi uno deve fare i conti con la verità. Ma chi è corrotto pensa di essere nel giusto, pensa di poterselo permettere, e questo è una tentazione
perché passa come se fosse una cosa buona, come è la vendita dell'anima di Faust, no? Il diavolo con le corna è del film horror, ma fanculo, io dico, cioè non può fare niente. E quindi non bisogna avere paura, bisogna essere forti. E poi questo percorso di attivazione delle proprie facoltà va fatto un passo alla volta. Nessuno ci chiede, nessun stuntman incomincia dal 30° piano, incomincia dai 20 centimetri e poi un metro e poi due. Cioè è sempre graduale il percorso. E se arriva a quell'esperienza vuol dire che è legata a una vita precedente. Cioè se tu, io, Mauro no, se noi abbiamo dei doni... Anche Mauro, non lo dico, anche Mauro. Vengono da qualche vita passata, certo. In cui siamo stati sciamani, stregoni, streghe, fate, perché è più bello di streghe in realtà erano erboriste, certo. Sacerdoti, insomma, quasi tutti abbiamo dentro, persino gli animali sono telepatici e veggenti. Ok? Poi parleremo anche un po' degli animali, no? Un'altra volta. Ma ho notato una cosa, magari è perché non ci faccio più caso, ma da ragazzino per scherzo più che altro, no? C'erano molte volte che si faceva, non so, vediamoci a casa quella sera e mettiamo la tazzina e facciamo girare, no? Il bicchierino, sì. Adesso è un po' scomparsa, cioè non c'è più questa voglia, no? Non so se è perché proprio l'evoluzione ha cambiato le cose oppure perché c'è qualche motivo, no? Allora, c'è stato un momento, tu pensa nell'Ottocento, nei salotti si facevano i tavolini volanti e anche Victor Hugo era un assiduo frequentatore, e sia per ricerca, perché ci sono stati anche dei premi Nobel, dei grandi medici che hanno seguito lo spiritismo da Kardec in avanti, sia come passatempo serale, salottiero, diciamo. E personalmente, allora, ci sono delle cose che dico perché le ho lette, ci sono delle cose che dico che sono mie, anche perché mi vengono contestate. Io non amo il tavolino e penso che spesso, soprattutto se fatto per gioco, possono venire delle entità che ci disturbano. Degli spiriti burloni si chiamavano una volta, che ti dicono delle cose che non sono vere, o possono presentarsi anche delle entità molto basse che ti prendono in giro, che ti dicono cose non vere. E io mi ricordo quando ero a Gioia, io ho sempre dato consigli, risposto, e mi ricordo un ragazzino di Rimini che aveva fatto il tavolino ed era venuto il demonio. Allora, io non credo che il demonio vada a disturbare dei ragazzini, non c'è motivo, ma probabilmente era un'entità burlona che voleva prenderli in giro. Ma non si fa per gioco. E l'unica cosa che si può fare di positivo è avere un medium esperto, certo. Veda, che senta, che si renda conto di che tipo, tu senti l'energia dell'entità che arriva. Quindi se è un'entità brutta, vi racconto una cosa, io avevo un gruppo di preghiera e meditazione e poi facevamo la scrittura automatica. E un giorno è venuta una signora che aveva perso un figlio, che era morto un figlio, adesso non mi ricordo se era suicida o se era semplicemente un figlio molto giovane. E lei voleva ritrovarlo, credo suicida. In pieno giorno nel mio salotto, quello che vedete, quello che si vede alle mie spalle, ho cominciato a pregare e c'era anche una bambina, la figlia di una delle persone che era lì. Preghiamo per questo ragazzino, improvvisamente si spalancano le finestre, entra un'aria freddissima e la bambina comincia a vomitare. Io ho pulito ovviamente e abbiamo fatto... ho acceso un incenso, adesso non mi ricordo, sono passati, mamma mia, più di 20 anni, adesso non mi ricordo. La signora non l'ho più vista. Cosa è successo? Che probabilmente o lui era disperato, quindi è venuta la sua anima disperata, perché non aveva ancora elaborato
il gesto che aveva fatto, o è venuta un'entità bassa, anche se noi stavamo pregando. E questi sono i rischi della medianità, dello spiritismo soprattutto. Oggi c'è questa scuola, la George Medium, ed ha delle regole. Prima di mettersi a fare medianità, uno deve essere sicuro di poter, di avere delle doti, di andare avanti. E i medium vengono testati prima che possano lavorare in questo campo, diciamo. E aspettate, sì, sì, perché devo chiudere un'app. E succede sempre meno, perché chi lavora, tanti medium ci sono adesso in Italia, ma chi lavora impara a sviluppare anche energia negativa, la si sente, si interrompe tutto, si pulisce con l'incenso, con l'acqua e sale, con la preghiera. Non è un gioco, mettiamo questo, deve essere molto chiaro. La medianità non è il divertimento del sabato sera, non può esserlo, come niente adesso, come l'uso di certe sostanze, non è il gioco del salotto del sabato sera. Quindi queste cose sono semplici, secondo me. Io ho scritto un libro, l'ultimo, non so se avete la copertina, comunque si chiama Medianità, sì, un ponte verso la luce, non mi ricordo neanche come si chiama, che è l'ultimo, è un libro rifatto, avevo già scritto un libro, questo è raddoppiato, diciamo, con tante interviste, parlo anche di questo, eccolo, grazie. Un ponte verso la luce, sì, la mia ultima fatica. E volevo chiamarlo Siamo tutti medium, parafrasando il primo libro Siamo tutti sensitivi. E basta, 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 basta. No. Basta vederlo. E quindi volevo chiamarlo così perché secondo me tutti abbiamo la sensitività e tutti in teoria potremmo attivare, però è collegata all'apertura dei chakra. L'apertura dei chakra è collegata alla nostra evoluzione, quindi è un cammino. I primi tre chakra sono gli animali, il chakra del sacro della gola è problematico perché è legato alle paure, collegato alle disarmonie, è collegato all'ambiente che frequentiamo. Questo è l'intelligenza, il terzo occhio che non è da tutti, e questa è la medianità che non è da tutti. Ma mano a mano che noi viviamo e che noi attiviamo i nostri sensi sottili, attiviamo anche la chiaroveggenza, attiviamo appunto i sensi sottili, la chiarudienza, la sensitività e poi la medianità. Qualcuno ci nasce, qualcuno nasce medium. Probabilmente era già sensitivo, sciamano in un'altra vita. Deve essere un cammino di evoluzione. Se è un cammino di potere, diventa pericoloso. Allora non sei un medium, sei un mago. E può diventare pericoloso. Ci si monta la testa. Cioè l'ego ci si deve, può essere pericoloso. Possiamo dare retta a entità che si prendono gioco di noi e che rivivono attraverso di noi delle esperienze che di là non si possono vivere. Il sesso, il bere, il potere. Quindi è un mondo molto delicato che va affrontato nel modo giusto con le persone giuste. Altre domande? Nell'ultimo libro, Medianità, leggendo un po' su internet, mi ha colpito come parli del contattare, diciamo, gli antenati come strumento di evoluzione per se stessi. È Beh, una non è... cosa. nel mio libro l'hai contattato, no? No, 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 leggevo che tu fai molto riferimento a questo aspetto, che io sento tanto chi usa le costellazioni familiari come, Questo diciamo. è la reincarnazione, perché noi scendiamo sulla Terra con un DNA
e ognuno di noi porta dentro degli aspetti della personalità, quindi dei doni, dei talenti e delle tare collegate a chi ci ha preceduto. E anche nelle costellazioni, questo non c'entra con la medianità, è molto carino, perché se io risolvo un problema che avevo nonno, per esempio, io lo risolvo anche a lui, cioè quei post-recting, si riparte. Se io risolvo per me, ma risolvo anche per il mio passato e il mio futuro. Quindi il lavoro che noi facciamo si espande anche intorno a noi a livello di informazioni, no? Noi siamo campi, trasmettiamo i nostri errori, e questo è molto chiaro nelle costellazioni, anche facendo la regressione di vita passata. Io, cosa mia, sì, ma anche sei. A me è successo di risolvere un problema legato a un'ava, diciamo, e quando l'ho risolto io, lei ha capito i suoi errori. E quindi noi lavoriamo per noi e lavoriamo per i nostri figli e per le persone intorno a noi. Nel buddismo si dice, io ho un'idea diversa della reincarnazione, più legata all'induismo, però nel buddismo si dice che il campo è come un grande secchio d'acqua dove ognuno butta le esperienze che ha fatto, che diventano collettive. In fondo questa è la cascia, è l'inconscio collettivo di Jung. Delle cose che noi viviamo individualmente poi vengono in qualche modo condivise. Oggi si parla di campo di informazioni, per cui quello che io vivo viene trasmesso all'umanità, a chi la prende, a chi entra in sintonia. Certo. Questo è più legato alla ricerca della reincarnazione, alla ricerca dell'equilibrio del nostro essere, della risoluzione dei nostri problemi. La medianità io la chiamo, la medianità che c'è oggi, la chiamo medianità consolatoria. La maggior parte dei medium entra in contatto con i nostri cari e porta consolazione per il lutto, che è una gran cosa. Personalmente, per la mia vita, non mi interessa, perché io ho avuto tanti contatti, anche non richiesti, e ho avuto tanto, quindi non mi interessa più. Credo che se mi vogliono comunicare qualcosa, in qualche modo questo qualcosa arriva. Anche ai convegni dove io vado, incontro una medium, mi dice, ah, guarda che ti devo dire una cosa. Ah, va bene, dimmela. E magari mi arriva un messaggio non richiesto. Personalmente io ho un po' di medianità. Quando loro vogliono si fanno sentire. Non sono in grado di fare le comunicazioni andando sul palco con le persone. Credo di temere anche il giudizio, dicendo, oddio, se sbaglio cosa pensano di me. Però ho ricevuto dai maestri delle comunicazioni che hanno portato dei cambiamenti nella mia vita. Per cui qualche volta arrivo. Quando loro vogliono io sento, sono un po' sorda, ma quando loro vogliono farsi sentire, urlano e si fanno sentire. Ma uno sono io. Immagino che nel corso degli anni molte persone, solo per il tuo studio e per la scelta di... Mauro, non ti sento. Mauro, non ti sento. Mauro, senti. Non ti sento. Aspetta, pronto? Un attimo. Mauro, non ti sento, aspetta. Mauro, non ti sento. No, niente. Non devi parlare. Devo stare Mauro, giù. No, non c'è con... Aspetta un attimo, vediamo un po'. Devo stare zitto. Eccomi, adesso ti sento, non ti sentivo più. Adesso sì. Posso fare la domanda? Adesso sì. Domanda. Stavo dicendo che uno sono io. Ma in questi anni, con la tua divulgazione, con la scelta che probabilmente dovevi fare, comunque, di divulgare tutte queste informazioni, quante persone sono venute da te a dirti, guarda, Manuela, mi hai aiutato nella mia vita e ho scoperto con te delle cose che non sapevo, oppure delle cose... Sì, che... una,
di solito non si fanno più vedere. Però mi capita, non so, un convegno, l'altro giorno è venuta una con uno dei primi libri che ho scritto per farmi fare l'autografo. Oppure mi dicono, ah, io ho cominciato con te, tu mi hai aperto. Io non sono una grande giornalista, una grande scrittrice, una grande chissà che, però ho avuto questo compito di pioniera, ho aperto la strada a tante persone. Cioè il mio maestro continuava a dirmi, il tuo compito è scrivi, è un amico che mi mandava i messaggini, pompa, scrivi, e questo è il mio compito. E un giorno ero sulla metropolitana e c'era una signora, io lavoravo a Gioia, che aveva comprato Gioia per gli uncinetti. Noi avevamo, quando pubblicavamo gli uncinetti con le spiegature, le spiegazioni per rifarli, vendevamo 800.000 copie, finché sono arrivati Donna D e Io Donna, quindi i femminili degli inserti del Corriere della Repubblica, e ci hanno portato via, che erano gratuiti, e quindi Gioia ha perso moltissime lettori. Comunque, quel periodo di 800.000 copie, vedo una vecchina sul tram che legge Gioia solo per gli uncinetti. E allora in seduta dico, maestro, ero più giovane. Ecco. Dico, maestro, con tutta la fatica che io faccio, tutta la passione che metto nel mio lavoro, e poi Gioia viene comperata per l'uncinetto. E lui mi disse, figliola, il tuo compito non è sapere quanti ti leggono, il tuo compito è seminare. Tu butti il seme nella terra e non saprai mai quante piante o quante piantine questo seme, a quante piante darà vita. Non è questo il tuo compito. Il tuo compito è scrivere. Non l'ho mai dimenticato. C'è un detto che anche se un maestro ha un solo discepolo, lui è maestro per quel discepolo. Non dobbiamo guardare chi, quanti e come. Il mio compito è fare questo e io, ogni tanto con fatica, ogni tanto batto fiacca, ogni tanto mi ribello, ma so che questo è il mio compito. E sapete, un giorno mi sono messa in meditazione e ho detto, un paio d'anni fa, e ho detto, ragazzi, venitemi a prendere, perché mi sono rotta le balle di stare qua. Silenzio. Ma non avevo grossi problemi, ero proprio stufa. E poi mi fermo e dico, no, perché devo fare ancora questo libro. Avevo ancora 7 libri da fare, adesso qualcuno l'ho fatto, ne ho altri, almeno 2 o 3 ancora da fare, 4. Ho detto, va bene, mi sono sbagliata, lasciatemi ancora tempo. Che tra l'altro è una scena del film Il piccolo grande uomo, il saggio del villaggio, il film con Dustin Hoffman, non ve lo ricordate, dove... cioè, arrivano i bianchi, il generale Custer, credo, e ammazzano tutti, e si salva la Candice Bergen e Dustin Hoffman, vabbè. E lì c'è... ecco, abbiamo avuto un po' di problemi con queste tempeste solari, o forse vogliono abbattere tutte le televisioni private, no, ma è una battuta, è una abbattuta. E vi ringrazio di averci ascoltato e tornerò per parlare di reincarnazione, magari. Ok, grazie dell'ospitalità, e se volete potete scrivermi a manuela.pompas@gmail.com o andare sul mio giornale, che è www.karma.it, e ringrazio i nostri ospiti per la loro ospitalità di Torriglia, per cui a presto e vi auguro una buona vita.